Cari amici di Scuola di Botte, oggi siamo qui in estrema periferia per fare il torneo del Pungiball dei quartieri criminali. Ci saranno tanti ragazzi, criminali e non, che si sfideranno a questo Pungiball. Abbiamo portato professionisti, come in questo caso, ma anche dei ragazzi che hanno mai dato un pugno in vita loro, dei palestrati grossi, un altro che fa MMA, poi qui c'è Armanini, il pugno d'acciaio. Questo è appena uscito dal lavoro, guardate, è venuto a per forza. Questo è grosso, però non so se mena. Tutti sti bei ragazzi, qui abbiamo il cantante con la moto, un ragazzetto che dice che fa punteggi sono altissimi. Tutti pregiudicati che sono usciti dalla regina Celi da una settimana. Sembra uscito dal carcere. Stamattina, certi, pure stamattina. E poi abbiamo il nostro giudice, Maria Cecchi. In realtà le do. Ciao ragazzi. Ce l'avete voi il giudice femmina professionista de pugilato. Avremmo preferito che tirasse i pugni, purtroppo, come potete vedere dalla ciabatta di moda, è infortunata. E per il prossimo torneo sicuramente sarà con noi. Per adesso decide lei chi vince, chi perde. Ci darà anche una, diciamo, spiegazione tecnica dei pugni, come sono stati dati. E poi farà il totale e ci dirà il punteggio. Perciò io vi consiglierei di rimanere e guardarvi questo torneo perché è molto bello, altrimenti venite qua, mettete un gettone, premete il bottone, scende sta palla e ve la schiaffate tra le chiappe. Allora, il regolamento è facile. Alterneranno ogni volta che viene chiamato il nome del concorrente. Maria segnerà ovviamente il punteggio fatto, la somma teggi decreterà la vittoria. Perciò se io ho fatto un 900, un 700, un 800, perdo rispetto a uno che ha fatto 3,8 e 50. Ma se io ci lecco, posso ripetere, ce l'ho un... Bisogna chiederlo al giudice. Giudice. Ce l'ho una... Ma se ci lecco una volta posso ripetere. Ma secondo me no. No. Secondo me no, perché se hai fatto cilecca c'hai un problema, che sei venuto a fare, a far perdere tempo. Oh! Perché? Come giustamente dice il giudice, se uno è un professionista un po' fa cilecca, dai, non scherziamo. Possiamo accettarlo dal cinese che è venuto dal lavoro e stanco. Buona cilecca, è amico mio, buona. Ah, vabbè. Mara Maionchi del pugilato, easy, subito. Questo è noto. La Paola Barale del pugilato, dai. Claro. Cioè, la ciabatta è da Paola Barale. Ho voluto presentare anche le due ring girl che abbiamo visto tramite PEC un mese fa. Allora, abbiamo anche le due ring girl, nome Ana, giusto? Ana? Pamela. Un forte Pamela. Applauso, ci siamo, tutti pronti? Attenzione, massima. Allora abbiamo il primo concorrente che si è iscritto, David, si presenti David. David, vai! Bravo, bravo. Già sta agitato. La nostra ringhierla annuncia che è il primo colpo. Sto carichissimo e mo lo sfondo, siete pronti? Dai, ma questo si è allenato tutto il giorno. Aspetta, non c'ho poco voglia di menare. Siamo pronti? Vai, quando vuoi. Colpo regolare, grande, 940. Oh, certo. A grande, 940, oh. E andiamo, ah, voluto. Abbiamo il prossimo concorrente, William. William, come salario? Primo round. C'erano tutti voi eliminati. Mi chiamo William, pugile, allievo di Mattia Cacetta, detto il Pileggi. Sì, bravo. Mattia Pileggi, detto il Cacetta. Senti, ragazzi, qua mancano i soldi, Cicalù. Andiamo! Aspetta, Cicalù. Metti pure quando carichi i soldi. Ah, ragazzi, guardate, qua si paga tutto, eh. Vista la Cacetta. Questi ma da di Mattia, Rischiamo di farsi male qua. Poi dobbiamo fare causa a Cicalone per risarcimento danni. Andiamo? Avanti, levite, Peter. Oh, questo è il gancio destra della Cacetta, gli conosco il maestro. Yeah! Mamma mia, 61!
notare non è contento, non è contento e non è contento. Male, male. Chiamiamo Lorenzo, si presenti Lorenzo. 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 Un applauso. Dai ragazzi, tu. Dai con ste mani, che ce l'ha. No, tanto mi tagliate, no! Vorrei ricordare che Lorenzo ci ha fatto bloccare il video per copyright! Un applauso per favore! Un applauso che ci ha fatto demonetizzare e bloccare il video, grazie! No! Hai capito? Sì! Dai! Occhio, giocavo avanti! Qua siamo male! 9.38 Lorenzo, il prossimo concorrente Paolo, ragazzi. Paoletto. Paolo, Paoletto. Dove sei? Paoletto. Dai, Paoletto. Cucine Monte Sacro Box Academy. Certo. Quanti anni c'ha Paoletto? Sembra giovane. 20. 20 anni. Sei pronto? Così, provo. Così, cotto e magnato. Che missile. Cominciato. No! 9-4-4! Un applauso a Paoletto! Sì, una cosa, questi stanno sempre qua, sabbi. Ma sì, o conoscono a memoria, gente, non, nessuno ha fatto sotto i 900 ancora. Comunque ci hanno mattonato a quelle salate, fratello. Ci hanno le mani modificate. Oggi c'è anche ragazzi di Palmelana e di Serpentano. Pure! Chi sono di Palmelana? Palmelana, venite per favore! Per quartieri criminali, Palmelana e Serpentana! Prossimo concorrente! Presenti il Faida! Il Dai, Faida! Dai! Ma devo scrivere, dai la mattonata, no? Faida, nonché cantante, motociclista! E è venuto direttamente con i pantaloncini tarocchi da Muay Thai. Mancini che one, fratello. Cazzini che one e canotta da cantiere. Primo mancino. Vai. Primo mancino della giornata. Vabbè, 936. Bravo, il primo mancino della giornata. Giorgio Boccali. Allora iniziano le guest star, eh? Allora, Giorgio è comunque un fighter di MMA, perciò è un po' avvantaggiato. Vedremo se quelli che hanno studiato il Punchball, che ci si allena tutti i giorni, sfidano i fighter professionisti. In base quando tiri il cazzotto bene, al Punchball vai male. È solito, sì. Quello che non devi fare nel ring, è vero, Davide Armanini, World Champion. Che ha data, bra. Sei venuto allenante 4 giorni fa. 9.71. Vamos, vamos. 4, 4. Attento, sì. Mamma mia. Colpo duro. Prossimo concorrente. Concorrente Giuseppe. Non lo vedo preparato. Giuseppe. Però. Giuseppe. Giuseppe lo vedo sigaretta e birra, quindi sta tranquillo il ragazzo, è carico, è pronto. Vai. Senti l'eroe, famosi milioni. Ognuno ha un passato. Ragazzi, il primo che colpisce che ha la sigaretta a mano. Dai, fratellone. Sì. Sì. Meno di 7. Vedi la strada, Simo? 8-7-8 Giuseppe, grazie mille. Dannato, fatto. No, non lo so che aspetta un attimo. Alfredo Adossito. Ora, un applauso, questo è fratello. Ragazzi, l'uomo con più oro in tutto il gruppo. Cioè, se sommiamo l'oro di tutti, a Cozzino ce n'ha di più. Intanto partiamo col primo colpo. Vado in giro allora, dai. Prima di tutto, la videomaker vuole fare una ripresa alle chiappe di Alfredo che sono fantastiche. Gira voce che ci sono gruppi che si scambiano le foto delle chiappe di Alfredo a Cozzino. E ci sto uno io. Di foto delle chiappe di Alfredo, chi le vuole? 5 euro. Girl, vai. La sorpresa. E
far pomeriggio anche i ragazzi. Forte, forte! Ciao fratellone! Bello! Ciao! Bravo fratellone! 911! Buono, ottimo! No, ma no, che chiudo, che hanno più sopra! Beh, affidai, come il primo, come il primo. Di più da dire, sì. No, andiamo piano piano, piano piano. Io rischio di strapparmi. Allora andiamo avanti con il prossimo che era già sotto i riflettori, Mario De Lillo. Bene. 9.50 voglio vedere. Allora, dichiarazione. Allora io sono qui per distruggere lo stereotipo che vuole che le femmine menano piano. Io dimostrerò che un uomo mena più piano di una donna. Forte, incazzate! Mano! Oh! Oh! 8.34 buono, bravo, tanto. No, non male, non male. Pensavo peggio. No, perché loro tutti scontenti con 9 piotti, io con 8 piotti sono contentissimo. Indovina chi è il pro? A me? Chi è? Dai, Mattia Faraoni. Oh, Mattia Faraoni! Dai! Allora Mattia intanto si sta a svuotare le tasche perché c'è un portafoglio che pesa una cifra enorme. Mattia, non c'è bisogno di presentazioni. Mattia Faraoni, peso massimo, professionista di pugilato, professionista di kickboxing. Mo se fa schifo gli menamo, però che già gli hanno imbruttito tutti. Cioè se qualcuno me lo imbruttivo primo 9.50 Mattia. Sì, sì. Proviamo, va. Porca vacca. Vai piano, Mattia. 9-2-3 Mattia Faraoni. Allora adesso un altro personaggio di rilievo, il nostro caro Mattia Pileggi. Il padrone di casa. Tra l'altro ci ospita Mattia Pileggi. Oh, no. Ha investito una cifra non indifferente in questo torneo, diciamolo Mattia. Per amore ho caricato 30 sacchi. 30 sacchi. Che di tasca mia. Più le ringhierle. Che non... I premi. Le ringhierle. Madonna. Dai. Ho preso basso? Ah! 8-9. Lo do piano, lo do forte, io come lo do sempre 8.90, oggi 8.91, sono contento. Allora, fino adesso siamo al punteggio più alto di Giorgio Boccali, 971. Per adesso sta dominando la classifica Giorgio Boccali a livello tecnico, come ti è sembrato? Bene, ragazzo, è preparato, mi sembra un fantastico Jake Paul del Pungiball, è ottimo. Vogliamo passare al prossimo? Prossimo concorrente! Il nostro amico cinese. Cinese! Direttamente da appena fine Montano Scaldabagna, il cinese. 40 anni, 3 match, 3 vinti, un applauso al cinesino, regà! 3 match, 3 vinti, 40 anni, eh! Soprannominato cinese perché? Perché sono un po' io a cammando. No, perché hai rubato un negozio del cinese! Dai, cinese, pensa che ci calore! Cinese? E te pareva! Siamo qua a serve più niente. Perché vi raggio tutto di sì. Adesso è cambiato il coso. Bravo, bravo. 9.25. Grazie. Come te la senti? Ma sai, le aspettative sono alte, perciò tocca mantenere un livello basso. Importante che batti i paroni. No, è un fratello. Andiamo insieme. Armanillo! Davide Armanini! Spendiamo due parole, Armanini è un professionista di K1, nonché noto per il suo pugno che fa male, ha vinto sempre per KO. 25 sì. Dio scorre, va. Allora 41 incontri, 39 vinti, 2 persi e 25 KO. Gent-
gente svenuta, gente portata al pronto soccorso dopo i pugni d'Armanini. Ho sempre detto, meno male che infamo la stessa categoria, se no facevo, lavoravo per Pileggi qua. E mo le aspettative sono alte, è quello il problema, è quello. Prima mi ha detto ci venga a chiamare, da mezz'oretta. La stella, Davide! La stella! La stella! Tutta la potenza! Ha rotto! Era secco, ma... Vive ultimo che ho di fatta! 49! 949 Davide Armanini! Vorrei ricordare che questo è il torneo di quartieri criminali, perciò se ve va bene vi danno una cortellata, se ve va bene. Prossimo concorrente, chi abbiamo? Cinghialone! Cinghialone di nome e di fatto poi, ragazzi! 150 kg di pura potenza! Bravo Cinghialone! Potrebbe fare lo strongman, quelli che alzano tutte le cose più grosse! Vado! Gira voce che Cinghialone fai traslochi da solo! Ragazzi! Occhio là, io vi consiglio le scanzappe! Mamma mia! Oh! 9.45 solo poggiando la mano la ringhiera del Cinghialone, è il mio amore, il vero uomo Cinghialone, sì, l'uomo da morire. Prossimo concorrente direttamente da scuola di botte, scuola di botte, Simone Cinghialone. Il terribile, ragazzi, Cinghialone c'ha una mano così e fa male, quindi dai una pizza. Vedremo che se può fa. Io essendo pancino mi metto da sta parte. Ma Simo, mi raccomando, Dai, frate. Attivo! Bono, bono, bono. Beh. Oh, 9, 3, 6! Vai! 9-3-6, buono, dai! Allora ragazzi, possiamo partire con la squadra di Valmelaina. Abbiamo... Qual è il primo nome? Valmelaina. Abbiamo Valerio come primo nome per Valerio. Valmelaina. Iniziano il primo ragazzo di Valmelaina che cortesemente sono venuti. Sì. Mamma mia, sei il campione adesso! Mamma mia, frate! Dai! Dispiace Biondo! Facciamo pure l'altro di Valmelaina! Poi io rompiamo tutto! Vai, prossimo concorrente! Sempre da Valmelaina! Lorenzo! Ago! Pure se è da Valmelaina, presentalo te! Che stai a dire? Se ne andiamo! Se ne andiamo, sto che da dove? Ma io ho 88! Cosa fa? No, se lui fa 88 me ne vado! Questo è Rambo, raga! Io me ne vado, ve lo giuro, me ne vado! Ma io me ne vado! Ho capito, ma che c'è? Ma non mi sembra che c'è sta nei pugni qua. No, c'è l'aria buona. C'è l'aria buona. Prossimo concorrente. C'è l'aria buona. Marco. Aspetta, fratello. Non parire, dai. Ma quanto sono uguali, mica l'ho visto. Davvero, io sta tipo prima di ritirare. Capelli di Valmelaina. Qui c'è capelli più lunghi. Ho fatto casa maglietta. Vediamo chi ha più forte tra i gemelli. Lui, ecco. Avete rotto, no?
Era del culo a Barbella, no, bella, bella, applauso. Dai, buono, fratello. 9-6-3. Guarda che tanta roba. Siamo a Turbo Fregna. Ultimo concorrente della serata, ultimo ragazzo di Valmelaina prima della selezione finale dei migliori colpi, migliori punteggi. Emanuele. Emanuele. Aspetta, Barmelaina? Barmelaina. Fighter pure te, hai combattuto? No. No, niente? No, purtroppo no, swing no. Swing no. Allora famo così. Ma cazzo ne sapete voi che fate tanto i fighter, Corky One, ma beccate l'Emanuele di Barmelaina, ti è? Arte povera, sfondalo, fratello, non molla! Non molla! La grande! Adesso facciamo la finale. Abbiamo selezionato i 5/6 punteggi più alti e poi le persone che sono state raccomandate, che sono state invitate. Ma non ci vergogniamo a dirlo che ci abbiamo pure i raccomandati. Cioè, Mario De Lillo ha fatto 100, però lo famo rigol più uguale. Vai, primo nome. Sentiamo il giudice. Allora, primo nome, io partirei direttamente con il botto. Cicalone, facci vedere come si fa il lustre. Vai, riparto io. 8,90. Poi va 9,80. È uguale. È uguale. Ha detto meglio. 9,52. 9,8,5. Cicalone. Allora, che abbiamo qua? Armanini, Armanini, detto Armanillo. Raga, Armanini si è tolto occhiali, buoni. Stiamo andando su orgoglio qua. Che famo? Raga, qua. Stiamo a fare i figuracci noi atleti, va bene. Comunque ce ne esagera. Se anche l'ultimo colpo se rompe tutto, Piega il corso. Il pugno più forte d'Italia nella ricca. Di 75. Danno di tutti. Raga. Troppo tecnico. Vedi che tecnico. Andiamo tecnici, andiamo tecnici. 9-2-9-3-3. 933 Armanini. E questo fa capire quanto sto Fungiball è starato. Procediamo. Allora, Mario De Lillo non lo vede. Mario De Lillo! Ah, ecco, esce dalle piante. Fantastico. Ma Mario grande! Aspetta. Vai arte povera. Una banca a piesotto. No, devi tirarti a lontano. No, no, no. Matti, mi fai qua cosa? Ricorda da quello che sei. Rumballà, rumballà, rumballà. Mario, questo è uno spreco del E il quartiere mio non lo dimo, sennò io faccio fa brutta figura. Ma ridacci l'euro. Vengo da Ponte Milvio io. Ma ridacci l'euro. Arte povera proprio. Contento adesso? Ho fatto per voi, eh? Lo sai che stiamo vicino a Cozzino? Allora, però prima di Cozzino potresti esserci tu, perché... Brava, brava. Vai. Bravissima. Mattia Faraoni, o no? Discute, o no? O sì? Hai visto? Dici una cosa, bello. Dici? Oh, la prova sta ragazza, io... C'hai le mani? Dai Matti, sei l'ultima speranza per riqualificare la categoria dei fighter. Armanini 9,33, o di supera fra. Senza trucchi Matti, pugni e basta. Vai, vai, bravo, parti da qua, parti da qua. Gallaggi. Però l'altro po' mi rompo una mano qua. Porco tutti là! Punteggio più basso della giornata! Meno di De Lillo, ragazzi! Calcola!
Adesso se io mi rompevo una mano per fare sta cazzata per più qua. Cioè, sei un fattaccio, che ci dici? Siamo andati lisci? 594. Aia. Ah, però c'è stato, qua può esserci stato un problema di qualsiasi tipo, l'emozione, siamo in finale, lo vogliamo ripetere? Diciamo sì, la gara. Dai, lo vogliamo ripetere. Per tutti i fighter. La carica emotiva. Tutta la responsabilità su Mattia. Spostate. Buono, bravo, questo è buono. Io segna. 9, 7, finalmente ha riscattato la categoria dei fighter da 5,90. Un applauso, ragazzi! No. Bene, bene, molto bene. Ragazzi, Mattia Pileggi! Colle Salario ripone tutte le speranze in te. Via ricorsa, vai! Vai! Lo so da. Calma, calma. Arriprovo. 8,90, lo so! 909! Va bene, dai! Comunque un milione e mezzo! Vediamo presto! Tra l'altro Giorgio Boccali vince il premio per il più elegante del torneo. Noi glielo possiamo negare, dai. Migliore capezza 2022. Migliore capezza 2022. Ma nascondi, te lo reggi. No, beh. Alfredo vince il premio quantità di oro. La prossima volta porto altre 4 collane, mi riempo qualche. E i team, può accettare che fa di meno al Puccio, ma non gli toccate i collane che finisce in tragedia. Capezza criminale. Buoni. Scusa. Mi è arrivata la marmellata poi, fratello, lo so. Poi è cascato il mondo. Lo so. Pronti? Subito una cosa. Bello! 9, 7, 0! Al Fungiball Cinghialone! 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 Quanta serietà! Volevo far notare che Cinghialone fino a un secondo prima si stava a bere una menta e orzata, eh! Perciò, che te stavi a bere? Acqua e menta! Acqua e menta! Come all'anni 80! Era nel 1981 e bevevo acqua e menta! Vai, fratello, vai buttare in frigo, eh! Dai, Cristo! Oh, non lo rompe! Mamma no! Mamma no! Mamma Mau! 9, 5, 6, 5 all'ora! Io me ne vado a casa come sculo proprio. Allora siamo agli ultimi 3 nomi. Abbiamo Alfredo Agozzino e poi arrivano i temibili ragazzi di Valmelaina. Regà, io non do tutta la potenza, ve lo dico, eh. Io c'ho la gara a ottobre e qua mi faccio male. Però tutto troppo aiuto. No, no, mi strappo. Ragazzino! Ciao Atta. Oh. Sì. 945. Bravo. Bravo. Come è scivolato un'altra volta, mo. Lo sento un pezzo. Lei ha fatto così già, no, perché lui già io con lui ci ho avuto così. Diciamo mo lui varia volta ma abbonata però dici basta che no se vediamo dopo non spingere veniamo ai ultimi 2 concorrenti della finale, ossia ultimi Valerio 2. Last round abbiamo Valerio e Lorenzo da Valmelaina che hanno Valerio e Lorenzo da Valmelaina. Ok, buono, si sente subito.
sente tutto. 8, 5, 9, 8, 5. È tuo, maschio? Dammi il pennarello. Dove dai il pennarello? Vai Lollo! Dai, 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 due. Ultimo round! Che pressione, che pressione! È stato... 9, 6, 5, 9, 5. Siamo arrivati al termine di questa splendida manifestazione non sportiva. Ringrazio gli atleti, i non atleti. Conferisco il terzo premio per decisione mia personale, perché democratica, non ha senso, democratica soprattutto, a Lorenzo da Valmelana con 9,83. Terzo premio Lorenzo da Valmelana. Decisor giudice, sei meglio la foto di Cacetta. Giro diversa la camera. Fate vedere il premio, la foto di Cacetta quando c'aveva i capelli col sorriso. Pensa se era senza sorriso. Allora, poi sempre per essere imparziali, non ho nulla a favore dei fighter, però Mattia Paraoni ci ha fatto 9,81 in finale, quindi il salto di vai. Mattia Paraoni vince la maglietta di Fuori Secondi, però per la bambina, per Chloe questa originale. Però vince anche una capezza d'oro che abbiamo requisito durante la serata. Quale preferisci? Finalmente anche Mattia c'ha la chain, era ora. Grazie per la voce che ormai gli imbruttiscono, gli hanno detto non esci da Colle Salario con la capezza al collo, la levamo. È diventato un choker questo. Aspetta, frate. Un collarino. Però ecco, onore a Lorenzo che è arrivato terzo, ma secondo me, non voglio contraddirti, se merita il secondo posto io sto al terzo, però non può entrare col giudice. E poi l'altra soddisfazione, e l'altra soddisfazione è aver superato in qualcosa per quanto concerne la potenza Davide Armanini, quindi sei alla casa devo fargli i complimenti. Veniamo a dire che è una competizione non sportiva, dove non abbiamo sportiva. Barato, c'erano raccomandati, gente infilata all'ultimo momento, e i fighter professionisti li abbiamo pure un po' accantonati, perché c'avevamo pure Mario De Lillo, dai. Però ragazzi, c'è un'altra cosa da dire. C'è testimone Mattia, arrivo e faccio il testimone. No, che c'è Mario De Lillo che è tutto il tempo che parla male di Armanini. Davide Armanini. Mattia, tu eri Armanini. Prossimo video, Armanini verso De Lillo. Cioè, tutte queste cose che stai dicendo. Da prima. Ha fatto pure il giasso d'ombra. Detto questo, facciamo il primo posto. Il punteggio massimo anche di 9,88, che poi è diventato 9,85, quindi è uguale, da Valmelaina a Valerio. Vincitore del Fungibol d'oro vince il trofeo, una cena per due in questo bellissimo ristorante Fuori Secondi, dove poi puoi menare pure a qualcuno. E per chiudere abbiamo levato il Rolex, costo di tanti sacrifici da parte del Cacetta. Te lo mettiamo e diventa tuo. La cosa, a cena gliela porto io al tavolo. Io volevo regalare questo a Mattia. Volevo regalare questo a Mattia da mettere al ristorante. Grazie. Come scambio equo. Ma ridammi Rolex. Perché Rolex se lo tiene. Grazie. Grazie Rolex. Sì, ma posso guardate, due quartieri che erano nemici tra di loro, sì, e se stavano per scannare, stavano per litigare qua, no io, adesso si sono abbracciati e finalmente anche grazie alla presenza di Mattia Paraoni con la capezza d'oro, il nostro giudice, che mo la vedete così perché è zoppa, se no menava tutti, e sta cosa non era sottovalutata,
Poi abbiamo tantissimi ospiti: Alfredo, Mario, Armanini, Giorgio, i ragazzi di Valmelaina, tutti quanti. Una cosa qua. Qua faccio a contenerlo. Riviamo e scherziamo, però allora Vileci per far sta sfida ha tirato fuori una piotta di monete. Per cosa? Avete mai visto 100 euro in monete? A cena, errore! Ma adesso Cicalone rimborserà di tutto. Certo, adesso, grazie alla polizza Cicalone, rimborseremo Mattia, ovviamente nel 2029, certo, quando io sarò praticamente morto. Detto questo, ragazzi, non grazie a tutti. Se vi è piaciuta questa sfida non sportiva con tutta sta gente, noi vi consigliamo di lasciare un bel commento, dire secondo voi chi ha vinto, chi era il più bello, chi era il migliore, qual è stato il miglior pugno, e se volete un'altra sfida in un altro quartiere criminale, scrivetelo nei commenti. E se questo video fa tanti like, il prossimo anno porto mia nonna. Yeah! 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 Yeah!